Francesco, Buonasera. buonasera, buonasera al canale Le Ali del Bruco. Sì, un ospite particolare. Devo dire che io ogni volta dico che sono felice perché sono davvero felice di questi incontri con questi grandi personaggi, con chi ci può raccontare qualcosa. Ma stasera io lo sono in maniera particolare perché oltre ad avere un grandissimo personaggio, una grandissima giornalista che ora vi presenterò, è anche un'amica che io sento molto forte nel cuore e poi è una compagna di viaggio perché l'argomento e le tematiche che lei affronta sono le mie tematiche, quelle che sento profondamente e quelle che mi muovono nel mio cammino di ricerca. Stasera noi ospitiamo Manuela Pompas. Manuela Pompas, scrittrice, ipnologa ed è stata una delle prime giornaliste italiane ad affrontare fin dagli anni 70 con le sue inchieste e i suoi libri le tematiche dell'insolito, le potenzialità della mente, la vita dopo la vita, la reincarnazione, le medicine olistiche. È un'importantissima divulgatrice nel campo della medicina olistica, della ricerca psichica, della psicoterapia transpersonale. Ha scritto numerosissimi libri su questi argomenti e la sua ricerca cardine riguarda la reincarnazione attraverso l'ipnosi regressiva. È ospite in tantissimi convegni come relatrice sulle tematiche appunto che abbiamo già nominato, è stata spesso in radio, in TV, ha condotto anche trasmissioni ed è direttrice di Karma News, magazine che ogni mese propone articoli a tema sull'evoluzione, la scienza, la spiritualità, l'archeologia, il benessere, insieme anche a eventi e convegni su queste tematiche. Insieme a Karma News si accompagna Karma TV proprio per realizzare questi incontri che sono sempre seguitissimi e interessantissimi. Stasera noi abbiamo intitolato la serata Storie di reincarnazione, proprio perché vogliamo trattare questa tematica, la reincarnazione che si accompagna alla tematica del karma e che Manuela Pompas ha affrontato soprattutto in due libri, Reincarnazione, una vita, un destino e Storie di reincarnazione. Per cui io accoglierei davvero con gioia Manuela Ed Pompas. eccoci, eccoci. Salve, salve. Guarda Mirella, quando scrivono il mio curriculum, io mi annoio moltissimo. Invece tu la leggi in un modo che ho detto, però è interessante. Meno male, perché lo so che tu non vuoi che si dica troppo. Esatto, invece è stata brava, quindi va bene. Grazie, Sì, Emanuele. io ho scritto quattro libri sulla reincarnazione in Sì, realtà, ma solo gli ultimi due sono sul mercato, gli altri sono un po' sono spariti. Magari qualche bancarella sperduta, ed è l'argomento, come hai detto tu, cardine, che mi affascina. Pensa, dopo tanti anni, io sono ancora non mi sono ancora annoiata di questo argomento, perché le cose da dire sono quelle che ha detto Detlefsen, quelle che ha detto Weiss, quelle che hanno detto tutti i ricercatori, insomma, tutti i grandi ricercatori. Ma la cosa che mi attrae è che quando tu metti una persona in stato di rilassamento profondo per fargli vivere una vita, tu entri in contatto con la sua anima. Quindi, al di là della storia che emergono i suoi errori passati, ma anche le sue potenzialità e la possibilità di risolverli, perché il karma è proprio questo: tu vieni a scoprire gli errori che hai fatto per risolverli, per chiuderli, per Certo, sì. creare la tua mente, perché noi, vabbè, sto andando un po' a rotta libera, ma per esempio No, va benissimo. Dalai Lama, in un'intervista che ebbi tanti, tanti, tanti anni fa quando venne a Milano, disse una cosa che non ho mai dimenticato, che gli ho rubato, è che quando l'ovulo viene fecondato, ha tutte le informazioni dei geni materni e paterni, ma anche le informazioni che vengono dall'anima, che è come un disco magnetico, oggi si direbbe un campo di informazioni che entrano nel DNA. Quindi noi il passato ce l'abbiamo nel presente, ce l'abbiamo nel DNA del nostro essere, quindi ci condiziona come se fosse successo ieri, l'altro ieri. Certo,
Certo, ma tu Manuela, come ti sei approcciata a questo argomento? Che io trovo straordinario naturalmente, perché comunque quell'argomento, la reincarnazione io credo che sia davvero uno strumento di grande amore, di grande bellezza, perché ci dà l'opportunità, insomma, di capire, di conoscere, di evolvere. Senza punizioni, proprio la No, comprensione pura. non c'è Infatti, punizione, c'è il senso di risoluzione che è diverso. Ed è, perfetto. io ho questo paragone tra la scuola e la reincarnazione. Io vado a scuola, sbaglio un compito in classe o un esame e lo devo ridare. E così la vita, sbaglio una vita, commetto degli errori e devo, nella vita stessa, se sono consapevole o in una delle vite successive, mettere delle pezze, capire, cambiare, crescere. Quindi ogni vita è come una Sì. classe scolastica. Sì. Io l'ho raccontato tante volte, è una storia antica, perché io avevo un ragazzo che mi faceva soffrire, che ne aveva delle altre, allora dicevo che mi trattava male, oggi direi a cui ho permesso di trattarmi male, perché noi siamo responsabili anche di quello che subiamo. E un mio amico mi disse: guarda, che ti faccio vedere perché non riesce a lasciarlo, perché io soffrivo ma rimanevo con lui. E io ero atea in quel periodo, ero agnostica, non credevo in Dio, non lo so, aspettavo che scendesse e non sapevo niente della reincarnazione. Come tanti, avevo studiato a scuola Platone, quindi Platone nel mito di Er parla della reincarnazione. Non solo lì, ma diciamo che lì è la parte più famosa. Parla del mito di Er, del fatto che le anime passano nella valle dell'Ete, scendono nel fiume, dimenticano il passato per poter incominciare la nuova vita. E quindi quello che studiamo a scuola per noi non è verità, è qualcosa che dobbiamo dire al professore. E sono stata messa in uno stato di rilassamento profondo e mi sono vista serva in un castello del nord Europa, non so di dove, e questo ragazzo di oggi era un nobile che, come si usava, abusava di me, però per loro era un diritto acquisito, no? Io ero una serva e quindi dovevo essere disponibile. Lui è morto in duello, sono stata accusata di aver tramato e sono stata uccisa, lapidata. E la cosa che mi ricordo, a parte gli ambienti, è che mentre andavo al cimitero su questo carrettino sentivo la stoffa come se la toccassi ed era un panno marrone e dicevo: oh, che peccato essere morta così giovane, ho perso un'occasione, ma io ero morta assolutamente consapevole. E questa è stata un'esperienza fortissima perché intanto ho sentito che era vera e capita quasi a tutti quelli che vivono il passato, anche se hanno dei dubbi, scatta qualcosa dentro che dice: io so che è vero. E poi questo succedeva tanti, tanti, tanti anni fa. 2 anni dopo sono andata a Edimburgo con una classe di inglese e siamo andati a visitare tanti castelli e a un certo punto sono entrata in un giardino e ho trovato il mio castello, che ho descritto dal giardino. Adesso entreremo e c'è un tavolo di cristallo con 12 sedie di velluto rosso, e poi c'è un salotto di velluto rosso, e poi c'è una stanza da letto con letto a baldacchino rosso. Siamo entrati e così era. Ed è come tornare a casa, la sensazione è molto più che un déjà vu, è proprio di appartenenza. Poi sono andata alla finestra e ho chiesto alla guida di visitare una stanza di fronte nel cortile al secondo piano e lui mi rispose: no, la stanno ristrutturando quell'ala del castello, ma sa, non è interessante perché lì viveva la servitù. E quindi non è stata una verifica oggettiva, scientifica, però per me a livello mio soggettivo è stato proprio un essersi cura. E poi in meditazione ho visto una vita da araba, infatti io sono molto legata anche a una cultura muslima, pur essendo cattolica, ebrea e musulmana, e
e buddista, come dice Rumi, Sì, e bellissimo. dice: io sono tutto, perché io credo in Dio, qualunque nome gli si dia. E in meditazione ho visto un'altra vita che credevo in Egitto, invece era in Marocco. E anche in Marocco ho ritrovato la mia casa. Sono quasi svenuta, mi sono sentita male, mi sono sdraiata su un divano e ho detto: hanno rovinato la mia casa, hanno spostato il pozzo, hanno costruito una scala che non c'era. E così era. E vabbè, adesso la storia è molto più lunga. Prima di arrivare in questa città io sentivo una presenza vicino a me. E gli ho detto: va bene, allora se è vero che tu eri mio padre, dimmi come mi chiamavo. E questa voce che ogni tanto sento mi ha detto: ti chiami Azizà. Allora io sono andata sul dizionario, allora non sapevo niente, Aziz maschile, Azizà femminile, ed è sia nome proprio che mia prediletta, my dearest, cioè vuol dire mia prediletta. E io in Marocco mi sento a casa. Cioè, ci sono delle cose, bevo nei bicchieri, nei souk, non vivrei lì, non è più il mio tempo, però ci sono dei richiami del passato molto forti. E più noi guardiamo, e più ci sono richiami, perché noi abbiamo fatto centinaia e centinaia di vite. Io adesso vado in India spesso, prima del lockdown, e non ho memorie di vite indiane, ma mi sento a casa lì. Come mi sento a casa in Spagna, come mi sento a casa, non sono mai andata in America, ma ho una vita da pelle rossa, e quindi perché noi portiamo queste memorie, più apriamo la coscienza, più ci apriamo e più arrivano informazioni. Anzi, l'altro giorno io vedo un po' e sono un po' Sì, visionaria, veggente. sì, L'altro certo. giorno avevo una persona che stava rivivendo una vita in cui era una principessa scappata e poi aveva fatto erborista, l'avevano inseguita e ha trovato una donna in un bosco, credo adesso non mi ricordo, in Inghilterra, credo. E io ho pensato: ma quella sono io? Ma ovviamente non ho detto niente. E ho pensato: questa donna le ha insegnato a usare le erbe, a fare le pozioni, a guarire. E io ho pensato: ma io non ho memorie di questa vita, non l'ho mai rivissuta, però mi suona che sono io. E lei mi ha detto: ma sei tu quella donna? Io, quando metto le persone in rilassamento profondo, chiedo di guardare le figure che incontriamo in questo sogno, diciamo, in questa visualizzazione, perché noi, incarnandoci, riportiamo lo stesso sguardo, non gli stessi occhi, ma lo stesso sguardo. E quindi noi possiamo riconoscere, guardando le persone del passato, riconosce se le abbiamo incontrate in questa vita. E quando le ho detto: guarda gli occhi, mi ha detto: ma sei tu. Ma io lo sapevo. E non cambia niente, non succede niente. Ma mi è successo già un paio di volte di avere dei riconoscimenti di persone che vengono da me. Una peggiore è stata: io non ho ricordi di Inquisizione, ma credo di essere passata sia sul rogo, sia dalla parte degli inquisitori, e una volta è venuta una persona che io credo di aver torturato. E l'ultima vita l'ho pagata perché sono finita in campo di concentramento, violentata, gasata, e insomma, quello che ho fatto è ritorno. Questo però è un insegnamento interessantissimo del karma, perché io ho nel bene e nel male quello che ho fatto. Per cui noi non siamo mai vittime, noi ci costruiamo la vita. Se io rubo, arriveranno i ladri o qualcuno mi porterà via, non so, in un'eredità mi porteranno via dei soldi oppure qualunque cosa ritorna. Allora io sono responsabile e se lo capisco cambio atteggiamento. Perdono me per aver sbagliato e perdono gli altri per farmi qualcosa. E cambia. Se io capisco questo, affronto la vita anche nei momenti difficili in un modo diverso. Certo.
È molto interessante questa cosa del riconoscimento, perché pensavo che l'Ottocento, il Novecento, dal punto di vista spirituale, della scienza spirituale, dei ricercatori, sono stati secoli fecondi in una maniera straordinaria, anche le donne soprattutto, donne straordinarie. Ma l'Occidente moderno oggi ha paura della reincarnazione, dico oggi, non per dire oggi proprio, ma insomma, gli ultimi decenni, gli ultimi anni, è nata una paura enorme, almeno io quello che ho potuto constatare, la paura, della reincarnazione, come il voler perdere qualcosa a cui si è attaccati. Ti do due spiegazioni. Sì. Una è che la reincarnazione è stata dichiarata eresia dalla Chiesa col Concilio di Trento, non con Costantino, cioè con Costantino non è stato solo detto che non era vero. Col Concilio di Trento è diventato ufficialmente eresia. E il Concilio di Trento è stato in un periodo storico vicino all'Inquisizione. Quindi se uno andava contro i catari, per esempio, credevano nella reincarnazione e Sì, sono sono finiti stati, molto male. hanno pagato. Infatti Francesco d'Assisi, che era vicino a loro, non si è mai ribellato al potere, non era il suo compito quello di ribellarsi. E in più c'è una grande paura, ma c'è sempre stata nei convegni dove vado. Allora, tu sai perché abbiamo fatto tanti convegni insieme, Sì. che in un certo tipo di convegni vengono i genitori che hanno perso i figli e vengono per poterli ritrovare o attraverso le conferenze. Quindi sul piano teorico o attraverso le medium che sono spesso in questi convegni, prima del lockdown e dopo il lockdown, purtroppo non durante. Allora, il problema che si pongono le persone è: ma se mio figlio è morto e c'è la reincarnazione, io non lo vedo più, mio figlio, mia madre, mio padre, mio amante. Per cui c'è la paura della perdita, che in realtà non c'è perché l'anima è fuori dallo spazio-tempo, quindi anche se si reincarnasse, il legame rimarrebbe. E poi quando noi andiamo di là, in linea di massima, tra una reincarnazione e l'altra, oggi passa tra i 50 e i 100 anni, quindi facciamo a tempo a avere i nostri cari che ci raggiungono. Salvo qualche morte violenta, per esempio in tempo di guerra, io ho avuto un caso fortissimo di un ragazzo che è morto in Vietnam, quindi intorno al 70 ed è rinato nel 72 con delle memorie molto forti. E da bambino si faceva chiamare soldato John, non ha mai voluto vedere un film di guerra e quando era in ipnosi mi raccontava delle storie che noi abbiamo visto in Apocalypse Now, insomma in tutti i film sul Vietnam, ma lui non aveva mai né letto e si era sempre rifiutato di andare al cinema a vedere, ma aveva delle memorie molto precise. Anzi, nel suo caso, è stato un caso rarissimo, mi ha dato nome e cognome. Nome del padre, città e via dello studio del padre, e chiamandoli dai te abbiamo scoperto che esisteva questo avvocato Kelsey in via Washington, a, se non mi ricordo più, a Boston, mi sembra. E lui si era incarnato dopo 2 anni ed era morto a 20 anni, cioè giovane militare mandato a morire. E ecco, a morire, chi fa la regressione perde la paura della morte. Io ti ho detto, mi sono vista morta sul carretto, ma io non ero morta per niente. E uno si vede uscire dal corpo, va quasi sempre in un campo di luce, a volte incontri i propri cari, incontra. Questo nel vissuto dell'ipnosi, quindi non, è soggettivo, non è, però Certo. tutti lo ritengono uguali. E per esempio, Moody, parlando della NDE, della Near Death Experience, l'esperienza di premorte, diceva, come anche Jung diceva la stessa cosa, se centinaia e centinaia di persone, indipendentemente da etnia, età, cultura, sesso, vive la stessa esperienza, vuol dire che questa esperienza sul piano soggettivo è vera. E così la reincarnazione, ormai sono centinaia, centinaia, poi non in Italia, ma per esempio tu sai, ti ricordi che Stevenson, ha Sì. fatto Ian Stevenson, che era uno Sì. psichiatra dell'università, adesso non mi ricordo più in questo momento, aveva
aveva mandato uno staff in India e avevano raccolto le memorie dei bambini in età prescolare, controllando prima che in casa non si fosse mai parlato di certe cose, che non fossero megalomani, che fossero psicologicamente, virgolette, normali, che fossero memorie autentiche di cui non avevano mai parlato, nessuno doveva aver parlato di quell'argomento. Quindi filtrando con dei test anche psicologici tutto il materiale emerso. E lui ha raccolto centinaia, centinaia, centinaia di casi di bambini che ricordano. Ogni tanto ce n'è qualcuno. Ce n'è uno molto carino, che purtroppo non è mio, di un bambino inglese di questi anni, che abitava in un'isola dell'Inghilterra. E continuava a dire che non si chiamava, poniamo, John, ma si chiamava Eric, e che lui non abitava in quell'isola, ma abitava nell'isola, se non mi ricordo, dava il nome dell'isola. Allora, a un certo punto, siccome questa cosa è andata avanti per tanto tempo, i genitori l'hanno portato su quell'isola. E c'era, hanno visto delle case, e finalmente lui è andato verso una casa e ha detto: questa è casa mia. E sul muro di fianco alla porta principale c'era tanta vegetazione, c'erano delle piante. Lui è andato sotto le piante e ha aperto una porta che era nascosta, perché lui diceva che entrava sempre da quella porta. E lì è stato un caso eclatante, veramente eclatante, ma ce ne sono tanti. Io ne ricordo uno di Stevenson, che racconto sempre perché mi è rimasto impresso, di un bimbo indiano che dice, anche lì i nomi non me li ricordo, io non mi chiamo Rashid ma mi chiamo in un altro modo, e non sono, la mia casa non è questa, tu non sei la mia mamma, io vivo a Roma in via dei Condotti al 9, no? A New Delhi, non so, in un paesino. Sì. E allora anche lì i genitori a un certo punto l'hanno portato, ed era un bambino di 10 anni. Si apre la porta e c'è due persone adulte che lui chiama per nome, e erano i suoi fratelli, e poi una vecchia che lui chiama mamma, mamma, e dà dei dati di riferimento che non poteva sapere sulla famiglia, e poi dice: ah, devo fare una cosa, perché quando me ne sono andato da questa casa ho lasciato dei documenti che avevo nascosto. Va in cucina, solleva una piastrella e tira fuori dei documenti. Questo è stato, me lo ricordo, perché poi ognuno di noi memorizza qualcosa, non tutto, e questo è stato un caso straordinario, perché era anche la prova, diciamo, dei documenti. E poi lui che si ricordava per nome, che si comportava come se fosse lui il marito, come se fosse un adulto e non un bambino. E queste cose io ho nel libro un cassetto. Nel cassetto ho un libro sui bambini indaco che sta all'arcobaleno, dove ho dedicato anche le memorie. È un libro che non ho pubblicato. Questo è il mio ultimo libro. Lo facciamo vedere lo stesso, dai. Ah no, ma è un libro a cui tengo molto, che è nato per diventare un sequel televisivo, e sto cercando il produttore, l'ho scritto con uno sceneggiatore, e questo è più l'altro sono 12 storie, questo è più teorico sul percorso che ho fatto io e cosa faccio nei corsi, nei gruppi legati alla reincarnazione. E ci sono questi casi assolutamente straordinari, e molti bambini, ma molti, dicono: quando ero grande. O i bambini spesso non dicono: io andavo a cavallo, i bambini dicono: io so andare a cavallo, io sono grande, io so. Io mi ricordo che un giorno ho regalato a mio figlio, che non leggeva ancora, un libro sull'universo con tutti i pianeti, e stavo raccontando, e gli ho detto: ma io so già tutto, lo so già. Ovviamente non era vero, non sapeva niente, ma aveva la percezione della memoria di aver già studiato. Sì. E tante cose i bambini è come se le conoscessero, poi sono come ombre di memoria, come se fosse una memoria che però non è messa a fuoco. E sì, ci sono dei casi. Guarda, c'è una storia che mi ha molto colpito 30 anni fa circa. Allora, a Milano si è laureato in medicina un signore di 80 anni,
E molti dicevano: questo cosa gli serve a 80 anni? Tanto non farà mica il medico 80 anni. Contemporaneamente in India si sono laureati in medicina due ragazzi di 16 anni, 16-17 anni. Allora, il nostro ordinamento non lo permetterebbe, perché quando tu ti iscrivi all'università devono passare i tempi canonici, cioè tu puoi dare gli esami, ma la laurea deve essere alla fine dei 3, 5, gli anni che sono. Ma come fa un ragazzo di 16 anni a finire il liceo e finire l'università? Vuol dire che si ricordava tutto, vuol dire che era già stato un medico e aveva fatto a scuola, aveva fatto solo il ripasso, perché è impossibile, da noi non sarebbe permesso tecnicamente con le Sì. iscrizioni. Come fa un ragazzo a laurearsi in medicina a 16 anni? Cioè, Certo. lui è un medico e quindi ripassa. Sì. Idem. State al più grande esempio storico, Mozart a 2 anni scrive sul risgo musicale le note giuste, un po' pasticciate, cioè non con un tratto da bambino, a 3 anni suona il pianoforte e a 5 fa già i concerti. E non basta dire papà musicista, perché il bambino No, vuol dire certo. che lui era un musicista nella vita passata. Mio figlio è nato col pianoforte in camera da letto e non ha mai alzato il coperchio. Quindi non basta dire il padre, mio marito era musicista, non basta Certo. dire a un padre musicista, o un padre cantante, o un padre pittore, o un padre architetto, perché anzi, a volte sono talenti che il bambino non eredita. Il caso di Mozart. Tra l'altro, Mozart è stato l'unico musicista che scriveva le sue opere, le sue musiche, senza mai correggerle. Quindi era un medium, sicuramente. Sì. Canalizzava, scendeva dal cielo. Allora, se Ma a permettete un proposito di attimo, questo, ma sì, scusami vai. Mirella, se permettete un attimo, volevo farvi vedere intanto il giornale online, diciamo, le Karma News di cui appunto Manuela è fondatrice. Potete anche trovare i riferimenti di Manuela Pompas diciamo sulla pagina Facebook, che è questa qui, dove potete andare a trovare insomma, altre informazioni, magari anche scrivervi per mettervi in contatto per prendere altre informazioni. Poi volevo ricordarvi che siamo ancora, grazie a Mirella, che siamo in multistreaming anche questa sera, quindi in live sia sul canale di Anturi Murosa sia sulle Ali del Bruco. In riferimento a questo canale, voglio ricordare, lo dico anche a te perché è una sorpresa per te, Manuela, questa sera. Noi Dai. Ho generalmente, sì, noi generalmente spalanco chiediamo. gli occhi. Oh sì. No, no, non così. Allora, noi chiediamo generalmente ai nostri, diciamo, chi ci segue da casa di intervenire e darci la loro idea con la nostra community. L'abbiamo fatto anche per questa puntata perché ritenevamo che il tema era assolutamente di interesse e voglio invitare, così poi alla fine ce li andiamo a vedere. Se andate sulla pagina della community del canale troverete un sondaggio che è in riferimento proprio all'esperienza di reincarnazione. Ci sono 5 domande. Rispondete a queste domande. Al momento ci sono, insomma, 250 voti in 24 ore, che non sono poche. Poi alla fine della puntata recupereremo il sondaggio e insieme a te magari commenteremo i risultati, così vedremo anche i pareri da parte delle persone che ci seguono da casa rispetto a questa tematica interessante. Io ho finito, mi taccio e vi ridò la parola. Però io ho letto le domande. Sì. Queste domande passano dalla mente, Sì. ok? Vanno bene, tecnicamente vanno bene, ma io le avrei fatte diverse, non per criticarti, No, per no, no. spiegarti. Per esempio, quando eri piccolo ti sentivi grande? Ok. Avevi paure irrazionali? Per esempio, ci sono dei bambini che quando sentono un rumore si mettono per terra come se fossero nella giungla, come i militari che vanno raso terra per non essere visti dagli aerei. Ci sono delle paure assolutamente irrazionali, quindi che i bambini non possono aver vissuto, essere seppelliti vivi, non so, per esempio. Poi ci sono dei cibi, ci sono dei bambini che si rifiutano assolutamente di mangiare un certo cibo, o hanno il terrore di un insetto e non di un altro. Quindi noi portiamo delle memorie nel nostro quotidiano, nel cibo. Tu pensa, le bambine, i giochi dei bambini,
Io avevo un compagno di giochi quando avevo 2 anni, e lui tre, no, vabbè, all'asilo, 3, 4, il mio fidanzato di quel tempo, si vede che ero più sveglia di adesso, e lui, quando facevamo i picnic con i genitori, trovava un osso, diceva, di un cane, metti, diceva, questo è l'osso di Lancillotto, e ce l'aveva con i Cavalieri della Tavola Rotonda. E io a casa sua ho letto tutti i giornalini del Principe Valiant e tutta questa cultura cavalleresca, esoterica. Quando è diventato grande, è entrato nella massoneria templare e queste cose che da bambino sembrava una cosa un po' strana per un bambino, una fissazione, in realtà era una memoria. Ha scritto anche un bellissimo romanzo che poi non ha pubblicato, che ho tentato di fargli pubblicare, sulle sue memorie alle crociate e documentate, nel senso che le date corrispondeva a tutto. E quindi noi non sappiamo che certe esperienze siano collegate alla reincarnazione. Ti dico un'altra frequentissima: incontriamo una persona sconosciuta, scatta subito una grande simpatia, una grande antipatia immotivata, un feeling e ancora più i colpi di fulmine. Cioè tu incontri un uomo, una donna, ti innamori al primo sguardo, che è assolutamente una follia, reciprocamente c'è questa sensazione di essersi conosciuti da sempre. Ecco, allora la persona non pensa alla reincarnazione, pensa alle anime, cosa diceva Goethe, alle anime, Gemelle, aiutami, no, alle anime gemelle. no, Goethe, vabbè. Va bene, comunque, dalle anime gemelle, non è quella la parola che non mi viene. Le E fiamme quindi gemelle, io, forse. non c'è la parola gemelle, Ah, dopo te lo dico. Quindi noi non pensiamo alla reincarnazione, pensiamo di aver incontrato una persona che ci piace. Ma se tutte e due scatta nello stesso momento questo tipo di cosa, o un odio profondo, anche se la persona è normale, non ci ha fatto niente, questa è una memoria. E noi ne siamo inconsapevoli, cioè diamo una spiegazione psicologica e così ci sono tante cose, ci sono i segni di nascita, ci sono, non so, per esempio, io adoro da sempre Parigi e non ho memorie, però per me Parigi è sempre stata casa, mentre la Scozia per me era terribile, invece è bellissima. E allora perché a te piace Londra o Parigi, oppure ti piace Mosca, ma non Madrid, perché portiamo delle memorie che rimangono nell'inconscio e che ci portano a accettare o rifiutare qualcosa che appartiene al nostro passato. Sì. Quindi rifallo, rifalli un altro di sondaggio, fai un sondaggio No, parallelo. no, non rifaccio un altro sondaggio, rifaccio un'altra puntata con te ospite dove tu ci rifai il sondaggio secondo le tue esperienze e ci Va bene, ci rivediamo sono. ancora qui perché sono sicuro che insomma, il tema appassionerà tantissimo chi ci segue da casa. Quindi già ti rinvito per un altro episodio, poi nei Ma commenti senti, ti è leggeremo. mai accaduto, Manuela, che nelle regressioni che hai tenuto hai trovato qualcosa di affine a una tua vita precedente? Cioè, hai mai incontrato qualcuno che Più di ti una era stato persona. Più accanto, più di una. di una persona. Ti dicevo, mi ha riconosciuto quella come strega, diciamo, come Ah, erborista. ecco. Un'altra ragazza con cui è scattato un film. Io ho provato per questa ragazza veramente un amore materno, però siccome era una ragazza piena di giovane, piena di problemi, ho pensato che questo mio slancio nei suoi confronti fosse davvero la compassione buddista, Sì. l'apertura verso una creatura che aveva bisogno di essere sostenuta. E lei invece mi ha visto come madre in una vita da pelle rossa. E quindi è possibile, non sono sicura che sia vero perché potrebbe essere anche una proiezione, ma è possibile. Ma io ho avuto degli incontri incredibili. Io ti dicevo che sono morta in campo di concentramento. L'ho Sì. visto, ho visto delle cose, dei particolari di Dachau, perché poi ho scoperto che era Dachau, come erano incastrati i letti nel muro, cioè alcuni particolari, le divise dei militari,
per esempio, questa è una cosa stranissima, io conosco le divise dei nazisti come se le avessi toccate, di gabardi verde secco, cioè quasi, quasi con la sensazione della plastica, diritte, proprio diritte, rigide. E invece questa visualizzazione che io ho avuto in campo era di divise grigie, color tortora, color grigio, e tutto un po' mollicce. Invece, secondo me, i militari tedeschi erano tutti belli rigidi, ordinati. E una mia amica mi ha detto: ma certo, quelle erano le divise dei polacchi, degli alleati che stavano nei campi, non c'erano solo tedeschi. E io questo non avrei mai potuto saperlo. E da me è venuta una coppia, tanti anni fa, e lui è venuto fuori che lui era un militare nazista e lei era un'ebrea morta in campo di concentramento, di cui lui si era innamorato, ma che aveva dovuto lasciar perdere perché lei era sparita e al comando di Berlino gli avevano detto: lascia perdere, è meglio per te che tu non la cerchi. E lui ha fatto una regressione che è durata 9 mesi ed era in un altro mio libro che ho amato molto, che non c'è più, che si chiama La terapia R, che è uscito nel 95, per cui stiamo parlando di 30 anni fa, insomma. E io per lei avevo un affetto molto fraterno, sorello, no, non si dice, si dice fraterno per fraterno, le donne. Sì, da, fraterno. Sorellesco, fraterno. Sì. E insomma, morale è venuto fuori che eravamo o sorelle o cugine a Friburgo, siamo finite al CAU insieme e abbiamo dei ricordi comuni. Poi nel 2007 io sono andata in Russia, l'ho già raccontata questa storia ma è molto carina, sono andata in Russia, sono andata in India a prendere il Diksha, a fare un corso di 21 giorni di meditazione, diciamo così. E ho fatto 15 giorni e io avevo una stanza VIP, diciamo, in un campo, in un campus per i VIP, che in realtà VIP perché eravamo testimonial, cioè invitati. E ho fatto 15 giorni nel campus degli italiani e poi l'ultima settimana sono stata, non andavo più a fare meditazione con gli italiani, ma la facevo. Stavo molto da sola o avevo un religioso, avevo un teacher che ogni tanto veniva da me e faceva fare meditazione lui. Un giorno vado a mangiare il mattino e si siede una coppia di norvegesi e uno dei due persone erano un direttore di banca col suo sottoposto, diciamo, suo impiegato di concetto. Lui mi guarda e fa così. E non si accorge di questa cosa, come se avesse incontrato qualcuno che conosceva. E io sono rimasta molto stupita perché ho colto questo occhiata di stupore. Ma ripeto, lui non se n'è accorto. E ho detto, boh, chissà, perché io non sono una gnocca, non sono una donna per cui la quale ci si volta, sono una che conquisto per quello che sono, credo, insomma, questo è come mi vivo io. E un giorno sono in giardino a fare meditazione da sola e passano questi due. E io con la coda dell'occhio vedo quello che ha fatto così, vestito da militare. E ho riconosciuto l'uomo che mi aveva violentata in campo di concentramento. Allora, il giorno dopo, siamo tutti in giardino a fare l'ora d'aria, diciamo, e gli dico, senti, ma tu hai un rapporto con la Germania, è un paese che ti piace, ti piacciono le armi? E lui mi guarda, stupito, come dire, questa cosa sta dicendo. E vicino a me c'era un ragazzo russo, un sensitivo che viveva a New York, che gli dice, ma ti sta dicendo che eri un nazista, non capisci? E scusate, devo collegare il computer perché si è... Scusate. È una storia bellissima questa, devo dire che mi fa venire i brividi. Sì, sì, in effetti. Perché è un riconoscimento così forte. Sì, collega, che non ci vogliamo perdere niente, non vogliamo che si spenga all'improvviso.
collegato. Vai, sono dimenticata okay. di farlo. Non ti faccio okay. problemi. E lui rimane lì e non dice niente. Il giorno dopo viene il suo capo e mi dice: non ho dormito tutta la notte, mi hai sconvolto. Dico: come ti ho sconvolto? Sì, perché quando lui è venuto a firmare il contratto in banca, quando è entrato nel mio studio, io l'ho visto vestito da militare che scattava, sapete, coi tacchi come fanno e col il braccio teso, e ho pensato di avere un'allucinazione, non l'ho mai detto a nessuno. E tu oggi mi vieni a confermare che io avevo visto per davvero. E per cui, quando uno si mette alla ricerca di risposte nella vita, di risposte di tipo esistenziale, le risposte arrivano. Più noi cerchiamo e più facciamo un cammino di meditazione, di ascolto, di ricerca, e più ci ritornano delle risposte sui vari piani. In questo caso, io non la cercavo questa risposta, però è interessante che sia arrivata. Prima certo. o poi farò un rotolo di questa cosa. Tu hai una storia molto bella anche con Aurobindo. Vuoi che la racconti? Sì, però è bellissimo. No, non c'entra, non c'entra. Beh, ma sai che con te io parlerei di qualunque cosa, perché hai avuto una vita, insomma, interessante, hai incontrato sì. tanto. Sì, ho pensato recentemente che se morissi adesso, io andrei via contenta. Cioè, io oggi sono contenta della mia vita, che non è stata facile, però ho avuto tanto, infatti ringrazio. In India ho proprio imparato a ringraziare di tutto quello che ho, anche delle cose difficili. Guarda, è più ampia quella di Aurobindo, perché da quando mio marito diceva sempre, mio ex marito, non diventerai mai una medium, non sei spirituale, quindi mi tarpava le ali, diciamo, con la scusa di aiutarmi invece. E da quando io mi sono divorziata, ho avuto degli incontri su altri piani molto importanti. Ho capito, uno con Padre Pio, per esempio, che è venuto ad aiutarmi nel momento in cui ho scoperto che il matrimonio era crollato, e lui è arrivato e io poi l'ho incontrato, ho incontrato il suo fantasma, diciamo, la sua entità. Sì. E poi ha salvato mio figlio che stava perdendo un occhio. E io ho capito in questi ultimi anni di ricerca, di vita, che noi non siamo mai soli, che vicino a noi, vabbè, io la mia mamma per un periodo la vedevo in casa, la mia mamma, il mio papà, no, non la mia, i nostri genitori, i nostri cari sono sempre vicino a noi, non ci lasciano mai, siamo noi che non vediamo. Gesù diceva: beati chi ha occhi per vedere, orecchie per sentire. Ecco, noi non li abbiamo, ma perché non facciamo neanche niente per sviluppare queste facoltà. Se noi cercassimo, io non sono una grande veggente, però qualche piccola esperienza che mi ha cambiato la vita ce l'ho, così come non sono una grande medium, però ogni tanto la voce mi parla, e questo cambia il rapporto con la vita, il rapporto con i tuoi compiti, il rapporto con il dolore, il rapporto con la morte, cioè tutto diventa più... Quando veniva il maestro in casa, tramite mio marito, che diceva la sua sigla di che era Om Sai Ram, io automaticamente sentivo, sai quando le lamette si mettono sotto le piramidi che riprendono il filo, le conosci sì. queste esperienze? Sì. E si rifilano e rifanno la lama giusta, io sentivo le mie cellule riconnettersi e raddrizzarsi come, e capivo in quel momento quanto sono relativi tutti i nostri problemi. Sono proprio relativi rispetto alla strada di evoluzione. Io, come vedi, ho una bella casa, che dove tu sei stata, e spero di non doverla perdere, ma non è un valore. Cioè, io sono stata fortunata, però se vivessi, io ho visto in India gente che felice, che vivevano in quattro in una stanza, dove c'era anche la cucina, per dire, e il valore è: qual è la tua missione, qual è il tuo compito, cosa devi imparare, cosa devi ricevere, cosa devi dare, e come raggiungere il tuo sé. Poi intorno ci stanno delle vite più facili, delle vite più difficili. E questo senso di
questo proprio senso di relatività io lo sentivo quando arrivava questa guida spirituale. E poi chiaramente ognuno di noi ha le emozioni, ha le sue paure, ha le sue fragilità e noi dobbiamo viverle perché siamo umani. Quando mi sono separata, quando il mio matrimonio è finito, una mia amica mi ha detto benvenuta tra gli umani, perché io vivevo come se fossi in un'altra dimensione e mi ha ridimensionato un attimo, per poco però. E quindi ho incontrato Padre Pio, delle guide e poi sono successe queste cose. Io vado in India e vado a Pondicherry, che è nel Tamil Nadu, una volta era sotto il protettorato francese, e vado al Samadhi, che è la casa dove abitava Aurobindo con me. Il Samadhi è perché c'è la sua tomba in giardino, la tomba sua e di Mer, che era la sua compagna spirituale. E mi sdraio sulla tomba. Dunque la tomba è una lastra di marmo, tutta ricoperta di fiori che vengono cambiati ogni giorno. Qualche volta c'è una fontanella, e qualche volta sono solo fiori. Io mi sdraio sulla tomba in questo modo, sui fiori. Non solo io, lo facevano tutti. Era una cosa, ognuno si inginocchiava. C'era chi si inginocchiava alla tomba e chi ci girava intorno, come facciamo noi quando andiamo in chiesa a guardare le varie parti di una chiesa. E sto 20 minuti, 25 minuti svuotando totalmente la mente e con un atteggiamento di come quando vai da una persona molto importante, un atteggiamento di devozione. Io non lo conoscevo, Aurobindo. Ho tre libri sullo yoga che ho comprato a 27 anni e non li ho mai letti, per cui sapevo che ero un guru e basta. E a un certo punto mi alzo e lui davanti a me c'è un giovane indiano, un'entità, con due baffoni a manubrio, che urla in francese, era il 2012, Depeche toi, n'y a plus du temps, sbrigati che non c'è più tempo, e svanisce. E io dico, devo morire? Poi mi metto a fare meditazione e canalizzo delle cose che scrivo per le mie amiche. Qualcuna importante, altre magari proiezioni mentali. E poi sono andata su Wikipedia, ho messo Aurobindo e ho scoperto che l'uomo che ho visto io era l'immagine che lui aveva a 30 anni, quando era molto giovane, molto diversa dal vecchio emaciato, disfatto, per cui non, il giovane e il vecchio non si assomigliavano. Ma non finisce. Torno in Italia, e questo era dicembre, gennaio, torno in Italia e a giugno io sto andando a fare da mangiare e nel mio corridoio arriva una luce, un fascio di luce, si ferma davanti a me e una voce mi dice fallo, sparisce. E io dico fallo cosa? Io lo so cosa devo fare, lo so da quando ho 8 anni, un giornale mio. E nasce Karma News. E io ho 8 anni ho fondato un giornale, 3 numeri col ciclo stile, poi nessuno mi aiutava, è morto lì. Però, e anche qui è interessante, perché ognuno di noi si porta l'informazione di quello che deve fare nella vita. Soprattutto uno che fa l'impiegato non è quello, magari la missione è essere, imparare a essere umili e accontentarsi, ma un medico, un architetto, un musicista, io giornalista, scrittore, tu sei una divulgatrice, cioè ci sono delle persone che nascono con un compito molto preciso che riguarda se stessi e gli altri. E io ho detto sì subito. Non ci ho pensato 2 volte, ho chiamato un webmaster che mi ha fatto il giornale, che poi è stato cambiato, è stato Modern Plate, insomma, sono partiti bene, ed è partito dal novembre del 2012. Ed è la mia vita. Non solo, ma io sento Aurobindo, non tanto e non spesso, quando devo prendere una decisione, io sento nella pancia sì e no, o quando mi arriva una persona
anche diciamo che chiede di collaborare o viene insieme a degli amici, e la mia pancia dice sì e no. E io ho delle persone che non riesco a. Per me sono no e sono no. Se mi sbaglio, vabbè, le rincontrerò in un'altra vita, vale per il sì e per il no. E io attribuisco alcune delle intuizioni che io ho proprio a Aurobindo, che ogni tanto arriva. Non lo Sì. vedo con la pancia. Allora, se volete, allora, Sì. dicevo, se volete abbiamo già qualche, insomma, di domande in chat a bizzeffe, ma abbiamo anche già qualche messaggio vocale a cui si può dare attenzione, oppure continuiamo ad andare avanti e poi sottoponiamo tutto a Manuela rispetto Sì, all'interazione dai, che abbiamo. facciamo Sì, qualche sentiamo domanda. qualche Abbiamo già domanda, fatto Francesco. Allora, ok, allora facciamo una cosa. Intanto guardiamoci questa domanda che secondo me è interessante. Ah, facciamo così. Ce ne andiamo prima dal vivo e ci sentiamo le domande. Ok, un Sì. attimo solo che faccio anch'io un po' di monitoraggio dell'audio così mi sento anch'io quello che viene. Benissimo. Buonasera a tutti. Io vorrei chiedere alla signora Pompas, se è possibile, se i sogni ricorrenti, soprattutto gli incubi ricorrenti, possono essere delle memorie di vite passate. Grazie. Sì, è una domanda troppo generica, bisognerebbe vedere cosa succede. Ci sono dei sogni legati alle vite precedenti, possono essere dei luoghi che si ripetono, delle situazioni, in teoria sì, però l'incubo a volte è semplicemente lo scarico di tensioni della nostra vita, della nostra giornata, bisognerebbe analizzare il sogno, in teoria sì. Allora, un attimo, guarda Manuela, ti faccio vedere anche questa domanda che è arrivata sulla chat, perché in effetti personalmente ho fatto l'esperienza attraverso un sogno, tra l'altro lucido, che è una cosa che mi viene abbastanza facile, diciamo, di avere memoria, cioè di vedere una mia vita precedente in cui ero un soldato della guarnigione napoleonica che aveva appena fatto una battaglia contro l'esercito prussiano. Stranamente, in quell'occasione i prussiani avevano vinto la loro, cioè avevano perso la loro battaglia, ma noi eravamo in ritirata, eravamo un piccolo trappello in ritirata. Mi ricordo questo ponte di pietra, stavamo rientrando in Francia, che avevamo attraversato, e in quell'occasione ricordo perfettamente di aver abbandonato un commilitone ferito, ma non grave, solo perché ci rallentava la marcia, quindi una carogna di quelle proprio incommensurabili. Francesco, l'avrai ritrovato sulla tua strada, eh? Probabilmente sì, probabilmente sì. Sì, in effetti, però questa memoria del sogno l'ho recuperata proprio, questa memoria di una vita precedente, io personalmente l'ho recuperata attraverso un sogno lucido. Una sensitiva che avevo conosciuto sognava sempre in francese, una lingua che non parlava. È curioso, no? Ci sono proprio dei sogni che tu senti che sono sogni lucidi, come hai detto tu, e non solo simbolici. E il motivo per cui non li ricordiamo è che nessuno di noi, quasi nessuno di noi, lavora sui sogni. Se noi facessimo, li scrivessimo e poi ci meditassimo e poi lavorassimo con il sogno, allora li ricorderemmo di più e impareremmo a distinguere il sogno simbolico, il sogno della memoria quotidiana e i sogni delle vite precedenti o i sogni che si svolgono in un'altra dimensione. Quindi il sogno è una risorsa incredibile alla portata di tutti e per stanchezza, per mancanza di volontà, perché facciamo troppe cose, non li approfondiamo. Ok, ci sono altre domande? Sì, ce ne sono, Sì. ce ne sono. Volete le Esatto. condividiamo oppure? Sì, vai ancora con le domande. Ok. Mia figlia fino a 5 anni aveva amici fantastici, giocava e ci parlava e ci litigava e andavamo in giro assieme a loro e poi all'improvviso sono scomparsi. C'è una spiegazione a questa vicenda? Probabilmente Direi anche la. questa. No, va bene, certo, perché secondo Steiner, secondo molta anche la teosofia o altre culture, fino ai 7 anni il bambino in realtà è fino alla scuola, il bambino è connesso con un'altra dimensione e quindi vede le entità e ricorda a volte le vite precedenti. Poi
fino a quell'età lì il bambino è connesso col cervello destro, quindi con la parte intuitiva, e poi scatta il cervello sinistro e entra la razionalità e chiude questa porta. È molto probabile, perché la psicologia potrebbe dirti che il bambino invisibile è il fratellino che uno non ha e che si costruisce, ma molti bambini vedono delle entità. Mio figlio, per esempio, che quando era piccolo usciva dal corpo insieme a me e andavamo insieme, abbiamo fatto un paio di giri insieme una volta, quando è diventato più grande, verso i 6 anni, gli ho detto: perché non andiamo a vedere la casa al mare o non mi ricordo cosa? E lui mi ha detto: ma mamma, se sono qui non posso essere là. Quindi è entrato il ragionamento e ha bloccato questa cosa, perché il razionale blocca quella parte di intuizione, di facoltà, che poi magari vengono recuperate in età adulta. C'è una domanda abbastanza interessante e sicuramente che incuriosisce tutti. La posta Gregorio Cosoleto: salve, io avrei una domanda. Come posso ricordare a capire se ho vissuto una vita precedente? Quali segnali dovrei riconoscere? Ce ne sono tantissimi. Io ti dicevo di fare un altro tipo di questionario. Nei miei corsi ho preparato un questionario, come ti dicevo prima, su un confronto di cose che noi riteniamo normali e non lo sono. Per esempio, ci sono dei bambini che sono vegetariani, piccoli, che non vogliono, rifiutano la carne, a volte il pesce, e vorrebbero mangiare solo verdura. E questa potrebbe essere una memoria di una vita in Oriente, da vegetariano o da guru, da santone, non so, quindi il cibo. Come ti dicevo prima, i giochi dei bambini. Io, per esempio, uno dei giochi che mi piaceva molto quando ero in montagna, da sola, costruire le capanne, poi trovavo dei pezzi di legno un po' marciti, facevo come delle ciotole e mi inventavo una vita nel bosco. Il bosco per me è magico, è sempre stato magico, ma da pelle rosso ho vissuto nei boschi, quindi era come qualcosa. Poi, come dicevo prima, il déjà vu, andare in una città, in un luogo dove non si è mai stati e sentirsi a casa, oppure incontrare una persona mai vista e avere questa percezione, oppure delle passioni per dei giochi, per delle armi, per delle, non so, vi faccio un esempio che mi ha molto colpito. Se voi andate in una palestra di arti marziali, vabbè, adesso la fanno di più, ma un tempo, voi trovavate quasi sempre persone magre, con dei tratti vagamente orientali, vagamente, e molto, molto asciutte, quindi un fisico orientale. E noi non facciamo caso, perché noi ci guardiamo, e siamo italiani, ci vediamo italiani. Io faccio un gioco, quando faccio le conferenze, e dico: andate in un luogo dove, una conferenza per esempio, in Italia, una conferenza. Guardate le persone e immaginate di essere alle Hawaii in un convegno internazionale e guardate che nazionalità attribuite le persone e vi accorgerete che molte persone hanno delle caratteristiche somatiche, molti italiani, non sto parlando di extracomunitari, hanno delle caratteristiche somatiche per cui potrebbero essere giapponesi piuttosto che peruviani, piuttosto che cinesi, indiani o nordici. Perché noi portiamo anche nel corpo la memoria. Quindi ci sono tantissimi segni, la conoscenza di una cultura, l'attrazione. Per esempio, io avevo un caro amico che si è fatto buddista molto giovane, ma non ha senso cambiare religione, perché noi nasciamo qui e questa è la religione che ci è legata alla vita attuale. Ma se io ho una forte attrazione per un'altra religione, vuol dire che la mia, vi racconto una cosa che è successa a me. Allora, io ho un padre ebreo, io sono cattolica e come vi dicevo ho avuto le memorie da musulmana. Allora, io ho sempre odiato le chiese barocche, a me piace la chiesa gotica. Nella chiesa gotica sento qualcosa mentre prego che non sento nel barocco. Un giorno per il funerale mio padre vado in sinagoga e ho questa percezione di un Dio terribile giudicante
Non è vero che Dio è terribile giudicante, questo è un egregore, è una forma pensiero. Poi vado in, adesso non mi ricordo se ero a Istanbul o da qualche altra parte, in un tempio indù, e scopro che il mio modo di sentire il divino è l'assoluto, quindi non un Dio padre, ma l'assoluto. Quindi io, che ho queste tre religioni, sono portata a sentire il modo di vivere la divinità come gli arabi o come gli indù. Dio non è né uno né l'altro, questa è una percezione. Ma perché io ho questa cosa? Perché questa è una memoria. Quindi molte delle scelte che noi facciamo di tipo culturale, non so, un'altra cosa che a me è successa, vado a vedere al Piccolo Teatro di Milano andato il Flauto Magico di Mozart. Una specie di riassunto, ma le musiche, le canzoni c'erano tutte. E io comincio a canticchiarlo ed ero sconvolta perché io lo conoscevo, qui non ho mai sentito prima, e io sono uscita dal teatro. Che ero destabilizzata perché l'avevo dentro quella musica e io avevo una collega tedesca, un po' sensitiva, Saniasi, una persona con delle belle doti, e le racconto questa cosa. Lei sapeva della mia vita da tedesca, che io penso di essere stata tedesca, e ebrea tedesca, e lei mi dice: ma certo. In Germania tutti i bambini conoscono il flauto magico, lo studiano fin da piccoli. Io non conoscevo il flauto magico in questa vita ed è stata proprio una memoria emersa molto forte. Per cui ci sono tanti elementi che emergono. Non so, vado a fare un viaggio e mi trovo bene in un paese, oppure mi rifiuto di andare in un paese anche se non lo conosco. Tanti aspetti del quotidiano si collegano al fatto di memorie. Va Bello. bene, basta. Sì. Fate una cosa, leggete i miei libri, Sì, così cedete. certo. C'è qualche altra domanda, Sì, Francesco? assolutamente Buonasera. sì. Eccola qua, la postiamo subito. Buonasera, volevo sapere se un'anima può reincarnarsi in un animale, soprattutto se può farlo per tornare accanto a qualcuno, immagino. Allora, secondo me e secondo le varie religioni che si occupano di reincarnazione, che sono l'induismo, il buddismo, lo shintoismo, gli sciamani pelle rossa, e si parla di reincarnazione nella Bibbia, si parla di reincarnazione nel Vangelo e si parla di reincarnazione nel Corano, senza la parola reincarnazione. Allora, salvo una scuola buddista, tutti negano questa cosa. C'è una bellissima poesia di Rumi, questo mistico sufi. Che dice, sono fosti pietra e poi pianta e poi divenisti uomo e poi diverrai angelo, perché stupirsi? Si chiama la scala, quindi i vari passaggi. Io non credo che si torni indietro, mentre un animale può tornare animale, può ritornare in una vita animale. Può essere che un'entità entri in un animale e si avvicina a un animale per farsi sentire, per cui un animale può essere usato da un'entità, ma non si torna indietro. A parte che io dico sempre come battuta che in fondo una vita da gatta su un bel tappeto davanti a un camino la potrei fare anche volentieri. Vero. Sì, Una assolutamente. parentesi. Allora, facciamo una Sì. cosa, visto che abbiamo raggiunto in questo momento e superato i 300 contatti in live, direi di andarci a guardare, se volete, i risultati del sondaggio e poi li commentiamo un attimo insieme e ci dai la tua impressione. Nonostante le Ok, domande, nonostante le non domande, non fossero si... no, non sono sbagliate, sono domande impostate come si fa all'università, quindi sono culturali, diciamo. Ok. Ma infatti l'idea era quella, però capisco che su che terreno ci vuoi portare. E quindi ti rinvito e così rilanciamo il sondaggio giusto e poi facciamo una ricerca, così ce lo teniamo anche come dato statistico questa Il mio cosa. ego a essere No, rinvitata è allora, stimolato. considera che in questo momento
Allora, aspetta, che la facciamo subito. Facciamo, andiamoci. No, scusatemi, ecco qui. La letterbox ce la teniamo anche per la prossima volta, così quando vieni mettiamo le domande più belle e te le facciamo anche commentare. Allora, guarda, in 24 ore abbiamo avuto 260 voti. Se magari lo postiamo 3 giorni prima, abbiamo anche 500-600 persone che possono rispondere al nostro sondaggio e diventa un campione significativo. Vediamo che cosa abbiamo chiesto. Da millenni in molte culture il fenomeno della reincarnazione è tenuto in grande considerazione, suggerendo che si tratti della modalità adoperata dall'anima per fare esperienza nei diversi mondi fisici. Io avevo una domanda in riferimento a questo, poi te la pongo. A tuo avviso si tratta di un fenomeno plausibile? Il 5% del campione ci dice sì, ho prove documentate di una mia vita precedente. Il 39% del campione sì, ho memoria di una mia vita precedente. Il 48% non ho esperienze in tal senso, ma conosco persone che le hanno. E solo il 5% si dice che si tratta di memorie ordinarie rielaborate dalla psiche, e per il 3% addirittura la reincarnazione non esiste. Se prendiamo in considerazione il dato aggregato delle prime 3 domande, noi abbiamo che sostanzialmente il 92% delle persone non solo crede alla reincarnazione, ma una parte significativa ha memorie di queste esperienze, e una piccola ma significativa percentuale, il 5%, ha prove documentate che la reincarnazione ha vissuto una vita precedente. A te, Manuela, che impressione ti fa questo tipo di riscontro? Dunque, intanto bisogna dire, per onor del vero, che persone che rispondono, che seguono questi canali, sono persone più aperte delle altre, perché più non Assolutamente, ci... noi lo facciamo. Allora, questo è un sondaggio che facciamo per i nostri, diciamo, per quelli che. Esatto. No, Ok, ma questo non possiamo fare sono diversamente, non possiamo fare diversamente. vero. Però è molto interessante, perché vuol dire che queste sono tutte persone aperte, che non rifiutano a priori e anzi hanno delle esperienze. Senti, ti devo raccontare una cosa, Francesco, che ho Sì, già assolutamente. raccontato, ma che mi ha stupito molto. Beh, anche a Mirella, ovviamente, non è a te perché non ti Grazie. ho fatto una No. porta. Per me, lei Certo. ha detto cose bellissime prima, per me è una sorella, Mirella, è proprio un'amica, è una persona con cui che stimo molto e con cui siamo quasi sempre d'accordo, no, Mirella? Non abbiamo mai avuto Sì, scontri. no, no, no. E una volta ero a un convegno della Macro Edizioni a Rimini e è venuto Greg Braden e io ero seduta in prima fila ed era un pubblico molto giovane, sui 30 anni, 35, giovane. E Greg Braden ha detto: chi di voi pensa di venire dallo spazio, in senso Esatto. di extraterrestri? E tutti hanno alzato la mano. Questo vuol dire che la gioventù, in questo caso perché erano giovani, le persone anziane sono più chiuse e più legate alla cultura che hanno ricevuto, sono aperti a cose che io nella mia infanzia, vabbè, oddio. Era più difficile esprimere, era più difficile avere punti di riferimento di tipo culturale o persone. Parlo dell'infanzia, perché poi io sono stata una pioniera, sono andata un po' contro tutti. Quando arrivavo in ufficio dicevano: arriva l'ectoplasma, arriva l'ectoplasma, mi prendevano in giro. E i giovani di oggi sono molto più aperti. Però li hanno aiutati anche adesso, a parte gli extraterrestri, anzi. Sto preparando un convegno sugli extraterrestri. Lo sai che io sono appassionatissimo del tema. Il canale praticamente nasce con questo focus, eh? Quindi Ah, ecco. cerchiamo di trovare una collaborazione su questo. Con molto piacere, molto molto piacere. Io nel mio giornale non ho mai trattato. Allora, pensa che cosa strana, cos'è la psiche umana? Io ho vissuto tutta la vita per divulgare il paranormale. Ho fatto un giornale e non ne ho mai parlato. Ho affidato a Giorgio Cozzi le inchieste di paranormale, non ho mai parlato di UFO e adesso ho deciso di cambiare. Ho parlato molto di medicina olistica, e un poco di mistero, l'archeologia misteriosa fatta da altri, e adesso sto aprendo. Chissà perché non ho scritto di paranormale, non ho la minima spiegazione. E adesso sto aprendo anche agli UFO, che è un Allora, argomento. Io ho il avuto riferimento. un'esperienza.
Scusami, in riferimento a questo, Manuela, se hai visto bene nella domanda, io avevo formulato una possibile risposta, te la rifaccio rivedere. A tuo avviso, qua, l'anima per fare esperienze nei diversi mondi fisici, sai perché ho scritto così? Ah, non l'ho letta io. Nella domanda era scritto nei diversi mondi fisici, perché io ho avuto modo di leggere, reso conti da parte di ragazzini, che dichiarano di aver fatto, di avere memorie, di aver vissuto vite su altri pianeti e poi di essere venuto qua. Quindi la reincarnazione non solo su questo mondo, ma anche su altri mondi. Domanda, è possibile? Hai esperienza di questo? Sì, sì, sì. Ti dirò che da una decina d'anni a questa parte io ho raccolto parecchie testimonianze di persone sane di mente, non psicotici, con memorie di altre vite. E io ho un sogno che ho fatto a 5-6 anni, in cui andavo nell'universo, foravo come un pianeta e mi ritrovavo su un fiume con dei fiori stranissimi. E il mio giornale, a 8 anni, l'ho fondato per raccontare questo sogno. Non era un sogno, era un viaggio astrale, non lo so cos'era, perché a quell'età lì non incaselli le cose. E ho tante persone che hanno memorie. Ho avuto anche gli come si chiamano, Star Seeds, i ragazzi che si ricordano, però purtroppo alcuni di loro si fanno le canne, non sono in equilibrio. Allora il problema con questi ragazzi non è scoprire se vengono dallo spazio, ma di ritrovare un equilibrio psichico. Ma sono tantissimi, sono molti di più di quelli che noi vediamo. E io credo che sia abbastanza vero. Anzi, ti dirò di più, persone come Cameron, che ha fatto Avatar, o Spielberg, hanno fatto questi film, Avatar per me è un capolavoro, come Rincontri ravvicinati, per abituare le persone a vedere un po' al di là del loro naso e aprire la mente alla possibilità di contatti con lo spazio, di andare o di venire da altri pianeti. Questi sono illuminati. Dico, ma storicamente la cinematografia è stata sempre utilizzata per avvicinare il grande pubblico a possibili realtà che nell'ordinario non è facile incontrare. Insomma, in qualche maniera è uno strumento di formazione, spesso di deformazione. Sì, però mentre negli anni, quando io ero piccolina, io ricordo qualche film di fantascienza negli anni 50, sì. Però allora erano i russi, cioè gli alieni rappresentavano simbolicamente il nemico, cioè i russi. Invece negli ultimi film, degli ultimi 30 anni, 40 anni, è proprio un avvicinamento. Tieni presente, adesso non c'entra niente con la reincarnazione, tieni presente che Haim Meshed, che è stato il capo della sicurezza militare, no? In israeliana, certo, sì. Dichiarato che l'America lavora con gli extraterrestri, sì. E ci sono 74.000 pagine, mi sembra, che verranno decriptate con questi documenti. Per cui è proprio il mondo, i servizi segreti stanno cominciando, la NASA, la CIA, stanno con il KGB, no, ma stanno cominciando a parlare. Anzi, c'è stato un politico russo che ha detto che lui aveva visto gli alieni, e i giornali hanno scritto sì, avrà visto anche Babbo Natale, perché la stampa è molto ignorante. Era l'ex presidente, quello che ha sostituito pro tempore, che diciamo ha sostituito Putin, ha dichiarato in un fuori onda durante una puntata di un telegiornale che, insomma, se lui rivelasse il quantitativo di extraterrestri che sono in incognito sulla Terra, la gente, insomma, rimarrebbe atterrita da questo numero. Sì, lo ricordo perfettamente. Dai, facciamo una trasmissione con un ospite. Ma noi abbiamo avuto due volte qua Roberto Pinotti, lo possiamo rinvitare, so che è anche tuo amico. So che è anche tuo amico. Certo, sì. Certo, ma ben volentieri, perché no? Assolutamente. Mirella, ti sei occupata? Ultimamente ci sono tante persone che sostengono di avere contatti con presunti abitanti di altri pianeti, di altri. Tu in questo periodo hai avuto
contezza di questo, Manuela? Ti sono arrivati messaggi o insomma hai ascoltato qualcosa del genere? In aiuto anche, in aiuto insomma al mondo, alla terra. No, io ho delle reazioni strane perché io ho avuto contatti in astrale che ovviamente non potrebbero essere allucinazioni visive. E io faccio finta che non esistano, che questo sia un argomento che non esista. Quando me ne devo occupare è come se me ne fossi occupata tutta la vita, per cui ho delle strane reazioni inconsce. Forse non è il mio campo di divulgazione questo. Quando io parlo delle mie esperienze, sento che sono fuori luogo, perché io sono più la ricerca spirituale, diciamo, e sono esperienze. Però quando incontro alcune persone di questi campi mi dicono: "Ah sì, ma tu sei una dei nostri." E vabbè, sono una dei nostri. Dei nostri, dei vostri, dei loro. Senti, invece per quanto riguarda l'ipnosi regressiva, la regressione per le vite precedenti, dico, può essere uno strumento molto utile per chi ha avuto delle perdite per superare la paura della morte. Quindi tu hai avuto, non so, genitori che hanno perso i figli o insomma delle mancanze gravi. Qualche volta sì, Ti è ma capitato? non è lo strumento Non è adatto. lo strumento adatto, Recentemente con delle aspettative altissime, non posso parlarne perché è un caso che non si è chiuso Certo. e non ha trovato pace. Una persona è venuta da me con delle aspettative altissime di contatto che c'è stato e lui non gli bastava, voleva delle prove, ma io non faccio questo, io faccio un lavoro di presa di coscienza. Di consapevolezza attraverso la reincarnazione, non è il mio campo. Mi è capitato, mi ricordo in un convegno dalla Casa dell'Albero, quando è un convegno di Modena, non erano arrivate delle medium e Carla mi ha detto falla tu, io ho detto ma io non sono in grado, e lei mi ha detto sì che sei in grado, e ho provato, ma non è il mio, non sono pronta a fare questo ruolo, diciamo, perché le cose a me arrivano spontaneamente, cioè mi arrivano, ma però ho aiutato dei genitori attraverso delle lettere, non attraverso la Ah, ecco. Quindi non è lo strumento più idoneo, la regressione per i genitori o comunque per chi ha avuto un no. lutto importante, dico. Di te, tu scopri, come dicevi tu prima, che la morte non esiste e affronti la vita in una maniera molto più serena. Quindi non è tanto per il contatto con un figlio o un caro perso, quanto la presa di coscienza quali sono le leggi della vita. Quando tu capisci che è un percorso, che tutto è scritto, che molto è scritto, affronti tutto in una maniera diversa. Un lutto rimane un lutto, ma può non essere una tragedia, può essere solo un rimpianto, un dolore, che puoi anche trasmutare. E qui, ecco, allora ho fatto dei colloqui, se vuoi. No, la regressione non è lo strumento adatto per questo. Ok, ci vediamo un'altra domanda, se vi va, Sì, che sì. sì, Vai. qualcosa. Da bambino 7-8 anni mi è successo di vedermi dall'alto, non mi è più successo, ma c'è un modo di ripetere questa esperienza? Oh sì, certo, questo è un viaggio corporeo, uno sdoppiamento e ci sono delle tecniche per farlo, ci sono dei corsi. Mio marito ha scritto due libri, il mio ex marito, uno molto carino era Volare con l'anima. Ah, C'è ce un l'ho questo gruppo. libro, eh? Ce l'ho questo Ah, libro. Sì. quando lui era saggio. E poi c'è questo Roberto. Aiutami, aiutami Mirella, che ha un centro legato a Morroe, legato a Ah, Morroe, viaggi, fai le cose tipo viaggio. Sono fatte delle sì. tecniche e può darsi che tu abbia chiuso una porta, ma se ti metti. Io quando uscivo dal corpo, le poche volte, 5 volte ho avuto 5 o 6 viaggi veri, io mi mettevo sdraiata, facevo il training autogeno, dicevo adesso vado in alto. E mi visualizzavo che uscivo come
non distaccata, non mi vedevo dall'altro, ma si Sì. chiama, è una proiezione, è una chiaroveggenza viaggiante, è stata anche definita. E se l'hai fatto una volta potresti ripeterla. Però Sì, assolutamente sì, concordo. anch'io da bambina mi vedevo dall'alto spesso. Era una sensazione bellissima, devo dire. Il bambino Comunque, moltissimi. non ha paura perché non è Come? ancora entrato. Il No, bambino non no, ha paura infatti. perché è naturale per lui. Viene da quella Sì. dimensione e può ritornarci. L'adulto che si aggrappa alle cose materiali ha paura di morire, Sì, ma sì, non si sì. muore. Sì, tu Allora. parlavi del Morro Institute. Noi Sì. abbiamo avuto una volta ospite a Messina Stefano Roverso, che era Madonna, ecco. Stefano, ecco, Stefano Roverso, sì, Sì. certo. Sì, diciamo che quel tipo di esperienze per uscire fuori dal corpo si basa sui battimenti neuronali, che sono Binaurali. binaurali, sì, vabbè, stasera le parole vanno per i fatti propri. Io l'ho sperimentata quella tecnica a lungo. Sì, devo dire che può risultare efficace, ma solo se la frequenza in cui si entra, in quella frequenza di risonanza, si riesce a trovare la frequenza che risuona con il proprio suono primitivo. Allora sì, c'è E un poi processo. scusa perché Come? interrompo sempre, devi essere molto motivato. È Eppure assolutamente. a me è successo che mi siano venuti, una volta mi sono venuti a prendere, mi hanno sollevato dalle ascelle a livello astrale, mi hanno portato, credo a Shamballa, non sono sicura, in Birmania, no, in Birmania, su sopra la Cina, In in Tibet. Tibet. No, sopra. Vabbè, non importa. Nepal, da qualche parte. Allora, L'Everest. più su appunto dell'Everest o dell'Himalaya non penso che ci No, potevi andare. sopra la Cina c'è un paese Ah, dove vivono ecco. le pinne, che non mi viene mai in mente il nome. L'ultimo paese sopra la Cina, vabbè, non Cercatelo importa. questo paese e fatemelo sapere che appena qua liberano da questa follia mi faccio il passaporto per andarci. Allora, vediamoci un'altra domanda, dai, vediamoci un'altra domanda. Sì, infatti. Dunque, tra le vite precedenti, è possibile contemplare anche quelle in dimensioni diverse da quella terrestre? Non stiamo parlando di altri paesi, di altri pianeti, ma di altre dimensioni. Beh, non è una reincarnazione in questo caso, ma è una vita sui piani dell'astrale, del mentale. Certo che sì, ma non è una reincarnazione, è una vita in un'altra dimensione. Ci sono delle persone, allora io faccio rivivere la morte e poi dico adesso vai in alto e guarda dove ti trovi. E la maggior parte di persone si trova nel buio, si trova nella luce, si trova in una dimensione non ben definita dove incontra l'entità. Invece ci sono alcune persone, poche, che si trovano in altre città, che si trovano in luoghi dove vivono una vita parallela. Bozzano diceva che noi nell'aldilà, Bozzano è stato un grande studioso del mondo dell'invisibile, e lui diceva che nell'aldilà noi abbiamo questa capacità di creare con la mente ciò che vogliamo, per cui io magari ho vissuto in una catapecchia e mi invento una reggia o viceversa e mi invento una vita dove sul piano astrale ho una bella casa, ho una bella famiglia. Imparo a fare delle cose. Mia suocera diceva che imparava nell'aldilà, lei imparava a guidare e lei a mezzogiorno, se comunicava con noi, a mezzogiorno diceva devo andare perché devo far da mangiare. Quindi in questo caso non è una reincarnazione, ma è una vita in un'altra dimensione. Allora, io ho ascoltato ancora un paio di messaggi. Senti, però, prima di farteli ascoltare, ti chiedo, tu hai conoscenza di Carlos Castaneda, dei Voladores e dello sciamanesimo tolteco? Se no è inutile far passare questo Secondo messaggio. te? Non lo so, Secondo te? chiedo a te. Domina. Ma dai, Sì, ne sono i hai, primi. sì. Che hai Sono i letto, primi ma libri. io non avevo dubbi da questo punto di vista. Ma dai. Allora, dai, sentiamoci. Allora, sentiamoci questa domanda che potrebbe.
tu sei un bruco, come mai sei un bruco? Poi non si dice bruco, si dice bruco. No, ma noi abbiamo giocato su questo ruolo, siamo bruchi che vogliono mettere le ali, però mezzi bruchi, nel senso che poi alla fine siamo apprendisti ancora, ci stiamo lavorando. Scusate, può essere la Mongolia quel paese? No, perché sì, io... No, può essere la Mongolia... Guarda, perché sì, è sicuro. Meno male che mi è arrivata la testa. Ecco qua, ma noi abbiamo spettatori attenti qua alla società. No, ce l'hanno detto. Grazie Rita, grazie. Perché la noi ditte... ci siamo ogni tanto qua. Scusate. L'unica cosa legata che mi ricorda l'età, che l'età avanza. Qua la ditta è seria, mica stiamo a pettinare le bambole, scusate. Allora... Va bene, andiamoci allora a questo punto a sentirci il vocale e vediamo un po' che cosa mi monitoro anch'io. Permettete? Ok, subito. Ciao a tutti. Mi interessava sapere, Emanuela, se conosci per caso i nahualisti e il tema inorganici. Ad esempio, dicono che vivono milioni di anni. E visto che siamo allineati tutti qui e componiamo insieme questo stesso mondo, in che modo, secondo te, se sai qualcosa, vivono loro la reincarnazione? Ti ringrazio. No, allora, Manuela, ascoltami, però questa cosa qui... No. Allora, gli inorganici è un altro modo per chiamare gli esseri voladores di Carlos Castaneda, quindi sicuramente no, ma lui... non so dare una risposta. Ok, non va so bene. Va bene, d'accordo. La faremo a Marco quando avremo l'opportunità di sentirlo. Niente, andiamo avanti. Mirella, vogliamo aggiungere qualche altra cosa o selezioniamo ancora qualche domanda interessante? No, trova qualche altra domanda perché è bello interagire. Siccome abbiamo tanti contatti, insomma, farli sentire è importante. Perché allora, loro pongono tante domande, le vedi solo tu, io non le vedo perché non ti posso dare una mano. Guarda, allora, eccole qua, ce le guardiamo tutte. Luce Lux, Shambhala, tra la Mongolia più elevata e l'Himalaya nella zona occidentale del Tibet, per cui guarda quanto sono attenti. Vediamo di trovare una domanda che magari... No, qualcuno che dice che è in quell'altro paese, non è detto che sia nell'Himalaya. Allora, vediamo un po'. Nei viaggi astrali li possiamo fare attraverso i sogni? Chiedo perché ne ho fatti alcuni. Ecco qua. Assolutamente sì. Anzi, il sogno è uno stato modificato di coscienza, è uno stato modificato che può essere diventare simile alla trance e quindi durante i sogni noi possiamo uscire dal corpo. Anzi, forse usciamo tutte le sere e non ce ne ricordiamo. È più facile che sia così, però, che usciamo tutti tutte le sere, che tutti facciamo esperienza. Sì. Allora, vediamo ancora che cosa possiamo recuperare, perché ce ne sono tantissime, ma sono naturalmente, ce le andiamo a guardare pure. Sono arrivati tantissimi complimenti, naturalmente. Allora, scusami, però facciamo una cosa anche. Dacci qualche indicazione in più su questi libri che hai scritto, gli ultimi almeno, differenze allora, tra questo. Ecco, dai, parliamo di questi libri, così facciamo allora, anche... Allora, storia di reincarnazione sono 12 casi, ovviamente memorie, reincarnazione emerse con l'ipnosi, e sono tutti verificati, cioè sono stati verificati da dei dati oggettivi, quindi di luoghi ritrovati, di dati storici, c'è qualcosa per cui le persone hanno creduto che fosse reale. C'è una storia, per esempio, la prima forse, di una signora che aveva paura dei corvi e aveva paura di diventare matta, ma una persona, virgolette, normale, era una specie di ossessione, e ha rivissuto di essere finita in manicomio in una vita precedente, che il marito, per disfarsi adesso non me la ricordo bene, aveva mandato in manicomio. E abbiamo cercato il manicomio perché era vicino a Genova. E abbiamo trovato delle foto di un manicomio dismesso, mi sembra Nervi, e sulla porta di questo manicomio c'è un grande corvo nero.
per cui questa è una cosa pazzesca che non poteva sapere, che è una storia pazzesca. Per cui la paura di diventare matta è perché l'avevano, con le docce fredde, gli elettroshock, l'avevano fatta diventare matta. Assolutamente. Qui invece. Invece, questo libro che vive ancora da tanti anni, io qui spiego cosa può aiutare la reincarnazione, cosa può aiutare la reincarnazione. C'è un capitolo, per esempio, dedicato alle fobie, come avviene la regressione, come avvengono i corsi di gruppo, che hanno ovviamente una durata breve, ma hanno un loro significato. E quindi è un libro più teorico, anche se ci sono alcuni casi, alcuni bei casi. Ed è un libro, li amo tutti e due. Questo è un altro libro. Questo libro è sorto sulle ceneri di La morte non esiste, o esiste, mi ricordo più. È nato sulle ceneri di altri due libri che non sono mai stati più pubblicati. E ho letto, tra l'altro, un libro di un personaggio come si chiama, la Mirella ha ospitato, von Lommel, che ha scritto un Ah, sì. bellissimo libro proprio sulla NDE e sul rapporto tra queste esperienze e la coscienza. Quindi ho messo insieme un po' di quello che lui dice, quello che avevo scritto io, e parlo appunto delle esperienze, molte esperienze di NDE o di OBE o di reincarnazione, che trattano lo spazio-tempo dopo questa vita. Quindi le Sì. memorie, l'aldilà dopo la morte, le memorie, la visione dell'aldilà quando esci dal corpo oppure quando te ne vai, quando torni dall'altra dimensione. Questo è il mio primo libro. È nato nell'80, è ancora vivo, quindi ha più di 50 anni. E questa è un'idea che io ho sempre avuto, anche da bambina io pensavo che si potesse comunicare con gli occhi, anche se non sapevo che esisteva il paranormale, ma questa è una memoria di altre vite. E è un libro, è un manuale dove ci sono tecniche di rilassamento, tecniche di meditazione, di visualizzazione. E poi negli anni, siccome l'editore me l'ha fatto. Prima era Armenia, adesso è Tecniche Nuove, ogni editore ha aggiunto delle cose, per cui ci sono dentro tanti chakra, i viaggi astrali, insomma ci sono dentro tanti, è stato molto arricchito. Ed è un libro che continua a vivere. E sai la cosa divertente? Allora, io ho avuto due libri che sono stati in testa alle classifiche delle vendite, l'altro era un libro sui sogni, Sì. ma non vengono citati dai librai perché non sono libri seri. Ah, interessante sta Detto cosa. Interessante sta cosa. da chi? Loro sanno che si vendono, ma non vanno nelle classifiche. Ma me l'ha detto un libraio, eh? Va bene. Allora, l'ultimo, Magari avevamo questo qua, l'ultimo che avevamo messo. l'anima e il suo potere è il seguito di Siamo tutti sensitivi e ci sono delle cose in più. Sono due libri che si integrano. Ed è stata sono stati i primi interessi che ho avuto, i primi interessi nel mondo del paranormale era lo sviluppo del potenziale umano, come si chiamava in America, quindi lo sviluppo delle nostre doti, la chiaroveggenza, la telepatia, la visione a distanza, insomma, l'aprire l'anima e acquisire dei doni. No, sbagliato. E far riemergere dei doni che l'anima e che noi abbiamo soffocato. Bene, Però allora. tu hai fatto tante interviste a Medium, e forse uno dei tuoi primi libri raccontava di questi incontri, di queste interviste, Emanuela. È un libro che non mi ricordo più, è l'invisibile, sulle dimensioni dell'impossibile, che è un libro sparito poco dopo che l'ho scritto. L'ho scritto, chi si ricorda, l'82 forse. Ed era un libro dove io parlavo di tutti gli incontri che avevo avuto e che è un libro che dovrei rifare oggi.
Perché erano straordinari. Io ti ho conosciuta con quel libro, Manuela, e ricordo ad esempio di quelle, erano bellissime tutte le interviste, insomma i racconti che tu portavi, ma ricordo quel medium che beveva il vino e che alzava quel tavolo enorme della cucina e che Ah, tu volevi. no, non è che il medium che beveva il vino, quando è Bruno Lava, quando io sono Bruno, andata a sì. intervistarlo, lui mi ha fatto vedere Treviso, di cui non me ne poteva fregare di meno perché io volevo partecipare a una seduta e lui non voleva. Quando siamo tornati a casa dopo questo giro in macchina, lui mi ha offerto l'ombra de vin, tutti in Veneto, soprattutto una volta. Tu dovevi brindare, no? Non è che lui beveva, ma è molto veneta questa cosa. E allora ha appoggiato la bottiglia di fiasco, no, la brocca e i bicchieri pieni sul tavolo e io gli ho fatto l'intervista. E il tavolo ha cominciato a ballare da solo, senza concentrazione. È arrivata l'entità che ha agito sul tavolo, per cui abbiamo sgombrato il tavolo e lui ha fatto delle domande. E io non ero preparata perché poi quando ti succedono queste cose vai in uno stato confusionale dato dall'emozione e ti dimentichi tutto quello che devi chiedere. E lì è stata Certo. un'esperienza fortissima e quando sono tornata non ho pubblicato l'intervista, un anno dopo, 6 mesi dopo, siccome si è avverata una cosa che lui mi aveva, che l'entità aveva detto. Una cosa, io avevo chiesto se un mio amico avrebbe trovato lavoro, era novembre, e l'entità ha detto l'8 gennaio troverà lavoro, e l'8 gennaio ha trovato lavoro, e poi ha detto questo è il tuo fidanzato, e io ho detto ma neanche per sogno, questo è un amico carissimo, no, questo è il tuo fidanzato, no, io se avessi un amante lo racconto, non sono una che nasconde. Ragione, potevo avere tutti i fidanzati che volevo, voglio dire, da un punto di Certo. vista di racconto agli altri. E in dicembre, il 21 dicembre, è cominciata la storia con questo ragazzo che poi è diventato mio marito, che poi è diventato il mio ex marito. E quindi lui aveva indovinato, lui o l'entità, e poi io sono tornata a fare una seduta. E dove ho visto i tavoli volare, le materializzazioni, ho visto dei fenomeni che c'erano una volta nello spiritismo, che oggi forse Ma non ci sono più. sì, che non ci sono più tanto, perché ci sono stati, ecco, gli anni in cui tu hai fatto queste interviste, ma ci sono anche altri giornalisti che comunque hanno raccolto, c'è un bel libro di una giornalista che ha raccontato di questa entità bambino, un bimbo che l'aveva Ah, presa con... Pensotti, Anita Sì, Pensotti. Ah, perfetto, Anita. conoscevo Sì, bene. sì. Ho letto Certo. questo libro e accadevano dei fatti anche nell'ambito, non so, degli artisti, c'era tutto un nucleo di personaggi che giravano nel cinema, nella televisione, nell'arte in genere, che si avvicinavano alle sedute spiritiche, ma accadevano dei fatti incredibili, Beh, bellissimi. Oggi meno. Demofilo Sì, Fidani ha un sacco di attori. Demofili. Sì. Vabbè, Allora, ma Fellini, insomma. sì, Fellini, certo. Il rapporto che aveva con Gustavo Rolle. Allora, ascoltatemi, io ho ancora una domanda in audio. Se volete un audio messaggio, se volete la giriamo. È Sì, abbastanza. sì, sì. Ok. Buonasera cara Manuela, sono Andrea della Calabria. È possibile che la Ciao. persona amata nella vita attuale la sia già conosciuta in una vita precedente? Quindi un amore Assolutamente karmico o di anime con una missione comune? sì. Certo Complimenti che a sì. Francesco e Mirella per la trasmissione e grazie di cuore a te Manuela. Sì, grazie, Grazie. grazie. Sì, ma non solo, ci sono delle cose strane, perché magari la donna che tu ami in questa vita ti ha ammazzato nella vita precedente, cioè non è detto che sia un amore che prosegue, o invece poteva essere tua madre, tua figlia, o invece un amore che si ritrova e che continua.
può essere qualunque cosa. Sono tutte domande molto generiche, bisognerebbe andare a vedere nei particolari. Comunque sì, noi ritroviamo le persone amate. Anzi, di più, quando noi amiamo una persona, qualunque sia la relazione, appunto genitoriale, sentimentale, le persone che si amano si ritrovano sempre in ruoli diversi, ma si ritrovano. Noi siamo legati. È vero che siamo tutti uno, è vero che siamo tante scintille che formano un'unica luce, ma nel corso delle reincarnazioni noi siamo legati ad alcune anime più che ad altre. Sì, Manuela, ti volevo c'è. chiedere, scusatemi, ti volevo chiedere, in riferimento alla tua esperienza di testimonianze, sai che molto spesso capita di incontrare persone che dichiarano di avere memorie di vite passate, ma in umanità diverse, quindi che sono state magari ad Arborea o a Atlantide, Sì. o ecco, Io ho in avuto un delle. tempo, a te, a te. Sì. No, scusa, finisci. No, in un tempo lontanissimo dove questa civiltà non c'era, eravamo sempre su questo pianeta, ma c'era un'altra civiltà per l'appunto. Incontrato una guaritrice, l'ho guardata negli occhi e le ho detto: tu sei una Lemuria, vieni da Lemuria. E Lemuria, perfetto. lei mi ha detto: sì, è vero. Non so perché, non so come mi arriva l'informazione. Io negli occhi vedo a volte le vite precedenti. In questo caso non era una regressione, ma era una percezione che lei conosceva, per cui me l'ha confermata. E poi ho avuto qualche caso legato ad Atlantide, più di una persona legata ad Atlantide. E poi probabilmente gli Atlantidei si sono trasferiti in Egitto e dall'Egitto ai Maya. Probabilmente c'è stata una trasmigrazione di persone o di anime. Benissimo, perfetto. Senti, Manuela, cosa ne pensi tu a cosa può essere utile una incarnazione brevissima come quella che può avvenire nei casi, ad esempio, di aborto naturale. Non parlo di aborto procurato, ma di aborto naturale. Aborto, no, lascialo generico. È una bella domanda. Ci sono, allora, io credo che non esista mai una risposta. Allora, legandola alla reincarnazione, potrebbe essere che quella persona ha finito le sue incarnazioni e debba sperimentare l'ultima discesa. E quindi sperimenta la discesa nella materia, dalla luce nella materia e poi ritorna nella luce. L'anima non soffre di tornare nell'aldilà. Oppure una madre. Sono tutte ipotesi, non c'è colpevolizzazione, c'è solo la possibilità che possa essere così. Poniamo, allora, tutti noi abbiamo fatto del male nelle altre vite, tutti, anche il Papa. Allora, poniamo un militare che in guerra, in una qualsiasi guerra, successo anche adesso in Vietnam, in Somalia, come succedeva con gli Unni, come succedeva in qualunque civiltà. Magari un militare uccideva donne e bambini. Quindi, mentre se ci si uccide tra soldati è permesso, i civili non vanno toccati e i bambini meno che meno. E allora ha procurato un grande dolore alle madri e una madre deve riprovare quel dolore della perdita. E quindi un'anima si sacrifica, scende sul piano terreno e quella donna o quei genitori sperimentano il dolore della perdita. Quindi questa è una delle tante ipotesi. Sì. E poi non so cos'altro, è un'esperienza, l'anima deve provarle tutte le esperienze, belle Sì. e brutte, per evolversi. Sì. Bene. Infatti, sai, Manuela, che c'è una storia, io qualche volta l'ho raccontata, una storia bellissima che è siciliana, di Alessandrina, cioè di una bimba palermitana che muore piccolissima per meningite, e da lì in poi il padre era un ricercatore spirituale, oltre a essere un medico, un avvocato, insomma, era fine 800, primi del 900. Quindi aveva conoscenze medianiche, eccetera. Andò a Palermo Eusapia Palladino, pensa, fu ospite a casa loro. E
praticamente viene detto in seduta medianica da delle entità. La storia è complessa, non la posso raccontare, ma solo per dirti che la madre sarebbe rimasta nuovamente incinta. Non poteva accadere questo fatto per vari motivi anche fisici, perché la bambina si sarebbe reincarnata subito, e così avviene. Questa bambina che nasce ha ricordi, si muove, compie delle azioni come la bambina precedente, riconosce delle bambole, ad esempio. È interessante. In un convegno, è molto interessante. Beh, io ho un'amica che ha perso, aveva due figli, e, mi sembra due gemelli, e uno dei due è morto giovanissimo. E lei è convinta che il nipotino, il figlio del figlio rimasto, sia suo figlio reincarnato, perché come dici tu, questi bambini riconoscono le foto, fanno delle cose che facevano un po' come tutte le storie dei tulku, dei tibetani, dei monaci tibetani che si incarnano e gli fanno vedere degli oggetti, tre cappelli uguali, tre doggi uguali, e il bambino sceglie, e se è il tulku reincarnato sceglie l'oggetto vero che apparteneva a lui nella vita precedente. E quindi ci sono storie di questo genere, di bambini che rinascono nella stessa famiglia. Sono poche, ma sono poche perché forse perché non le conosciamo, però ci sono. Certo. Allora, facciamo. Certo. Allora, scusatemi, ma ci siamo fatti quasi due ore, un'ora e 45 minuti di trasmissione, però l'ultima domanda che potrebbe essere utile per tutti, la mandiamo, poi magari, eccola qua. Quando e come si mette fine al ciclo delle reincarnazioni? Se ci puoi allora, rispondere. Io credo che sulla Terra, quindi noi parliamo di una reincarnazione umana, noi smettiamo di venire sulla Terra quando diventiamo santi, illuminati, quando finiamo tutte le esperienze possibili e ci riconnettiamo con la luce. Io un dubbio, cioè un dubbio di cui non ho la risposta, ma credo che noi continuiamo a fare esperienza su livelli più alti di coscienza in altri pianeti o in altre dimensioni. Questa è una mia ipotesi, non credo che la vita finisca qua. Però, sulla Terra quando raggiungiamo lo stato di illuminazione, il contatto col divino, quando abbiamo fatto tutte le esperienze necessarie. Sì, sì. Io credo, Francesco, che questa sia la conclusione più bella che potevamo avere stasera, per cui, insomma, io davvero concluderei qui con queste parole di Manuela. Assolutamente. Posso aggiungere? Sì. Certo, dimmi. Certo. Continua a arrivare messaggi qua a rotta, quindi devi ritornare per forza. Voglio aggiungere una cosa però. Allora, prendiamo Francesco d'Assisi, prendiamo i grandi santi. Non tutti i santi sono santi. Alcuni santi hanno fatto comodo alla Chiesa. E io mi ricordo i vuoti mentali, quella ragazzina che è stata violentata e uccisa, che poi hanno fatto santa. Santa Maria Goretti. Brava, Santa Maria, sei la mia suggerita. Io mi ricordo il film di Santa Maria Goretti, l'hanno fatto santa perché non l'ha data, se posso parlare così. Cioè, si è rifiutata di soggiacere alle voglie di questo contadinotto che l'ha uccisa e l'hanno fatta santa. Allora, tutte le mogli uccise in questo periodo dovrebbe farle sante. Però queste anime, come Francesco d'Assisi, continuano a tornare sulla Terra per aiutare, come gli avatar, che è un concetto indiano, gli illuminati, alle volte si incarnano, come può essere il Buddha, il Cristo, come possono essere alcune figure, per aiutare l'umanità. Per cui tornano, ma per aiutare, quindi loro sono consapevoli della loro natura divina, diciamo, che tutti abbiamo. E lo scopo delle vite è proprio riscoprire, Jung direbbe il sé, e oggi si dice il trascendente, il transpersonale, la nostra parte divina.
E va bene così. Sì. Ricordate che siete luce, che non siete un ammasso di cellule, basta, siete luce, dovete riscoprire la luce che è dentro di voi. Benissimo. Vi confesso che ho lavorato metà trasmissione quasi con il primo schermo al buio, non so, ogni tanto si spegne e poi si riaccende, si spegne, si riaccende. Comunque per fortuna che ormai sono a memoria dove sono le cose. Va bene così, dai, va bene così. Allora, noi ci possiamo salutare qui, se non volete ascoltare altri messaggi, con la promessa di ritornare ancora ad approfondire l'argomento o altri argomenti che vorrai, a noi fa sempre piacere. Cioè, abbiamo grazie. Tantissima attenzione, vedo, e partecipazione, sia nel numero di persone che ci seguono a casa, ma anche la chat stasera era veramente incandescente, quindi il tema è attenzionatissimo, gettonatissimo. Io con la speranza, con l'augurio che si possa realizzare questo storie di reincarnazione, sarebbe davvero una cosa bellissima, Manuela. Ma la televisione non sente questi argomenti, ci vorrebbe, i produttori che sono stati contattati sono poco interessati, quindi bisognerebbe trovare una persona che è già dentro questi argomenti, e, sì. Vabbè, se è scritto arriverà. No, sì. Ho fatto un libro. Va bene. Va bene. Okay. Allora, Manuela. Grazie, ciao. Grazie a tutti. Grazie Manuela di essere stata con noi. Grazie a tutti per averci seguito. E alla prossima. Buonanotte. Una cosa sola, allora. Fermati. Dopo la sigla, Manuela, fermati ancora un minuto che facciamo un summit. Noi... Va bene. Ok, sigla, alla prossima. Buonanotte, buonanotte. Ci vediamo lunedì, buonanotte a tutti.